Venerdì 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, se ne parla molto spesso relativamente ai paesi del terzo mondo che di acqua ce ne hanno poca e è poco raggiungibile, però anche da noi ci sono molti sprechi d'acqua. Publiacqua come interviene per ovviare a questo problema? La nostra azienda è impegnata con progetti di sviluppo nei paesi del terzo mondo, aiutando le popolazioni alla ricerca, alla costruzione di pozzi, quindi assicurando anche nei paesi in via di sviluppo o l'approvvigionamento di acqua e soprattutto insegnando come mantenere queste strutture. Qua da noi, nel nostro territorio, noi facciamo tantissima attività didattica con le scuole, coinvolgiamo i bambini sia dalle scuole elementari fino alle superiori, quindi anche i ragazzi più grandi, proprio per insegnargli e trasmettere un messaggio sull'uso responsabile dell'acqua. E venendo al tema delle perdite, noi stiamo intervenendo su questo tema per aggredire non solo le perdite visibili, cioè quelle che si vedono per strada e che i cittadini segnalano al numero verde, all'800 314 314, a cui i cittadini possono rivolgersi 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno, ma lo facciamo intervenendo anche sulle perdite occulte, che sono quelle più pericolose, quelle più insidiose, perché sono quelle che non si vedono, che si disperdono nel terreno e che sono il vero problema di ogni acquedotto. Da questo punto di vista noi siamo intervenuti con tutta una serie di strumenti anche innovativi, che sono innanzitutto la distrettualizzazione, cioè il sezionamento delle reti idriche, per cui noi riusciamo a intervenire in maniera tempestiva e sempre più puntuale. Inoltre lo facciamo proseguendo con una ricerca attraverso anche l'uso di tecnologie satellitari, che ci consente anche qui di individuare le perdite con un raggio di errore veramente minimo di pochi metri.